calcolate esplicitamente questa integrale qua. Esplicitamente. Vuol dire prendere questa funzione, metterla qua, prendere questa funzione, metterla qua e calcolarla. E quanto viene fuori? Dovete verificare che la variazione di energia cinetica è uguale a mg per il dislivello. Voglio che verifichiate questo. Lo chiederò all'orale. Quindi inizialmente la particella è sparata in direzione orizzontale e si trova, che so, nella coordinata XA, che è la coordinata... aspettate, sì, tanto è lo stesso. Chiamate X la direzione orizzontale e Y la direzione verticale. Qualsiasi modo di etichettare gli assi, voi non dovete sapere, non dovete perdere un bicchiere d'acqua. Quindi io voglio che voi verifichiate che questo è uguale a mg yb meno ya, che in questo caso è mg yb, perché yb là è uguale a 0. Quindi questo è il dislivello, è uguale a yb meno ya. Poi si trova questa quota, poi si trova questa quota. È da fuori che viene questo spiglio. C'è una porta qua, mi pare. Può essere chiuso, qualcuno di voi può scendere qui. È di là o di là? Quindi il suono sta rimbalzando. Si può chiudere la porta? O quello che è più conveniente, o li fai azzittire oppure chiudere la porta. Quindi la direzione X è orizzontale, la direzione Y è verticale. Perché no? Quindi inizialmente la particella è a questa quota che ho chiamato Y uguale a 0. È sparato con una velocità orizzontale, vedete la componente x, la velocità iniziale, è una certa quantità di metri al secondo della direzione x. La posizione iniziale è qua, l'origine, ok? L'origine. Sapete tutti che è una traiettoria, dovete anche saper dimostrare, visto che la forza è puramente nella direzione verticale, non ho un'accelerazione della direzione orizzontale x e quindi la velocità nella direzione x non cambia perché non c'è una forza nella direzione x. Invece la velocità nella direzione y cambia perché c'è una forza nella direzione y, però la forza è costante, vedete, è solo mg, e quindi la velocità nella direzione y cambia in maniera lineare. La velocità della direzione x non cambia, la velocità della direzione y cambia. Perché cambia in lineare? Perché la forza non dipende dal tempo, non è costante. Quindi, voi sapete per il teorema fondamentale che la derivata rispetto al tempo dell'energia cinetica è uguale al prodotto scalare di F per V. Quindi, la variazione dell'energia cinetica è uguale all'integrale del tempo di F scalare V. E quindi dovete prendere questa F, schiaffarlo qui, prendere questa V e schiaffarlo qua, e verificare che sia uguale a questo. Dovete fare la verifica, voglio che verifichiate. Verificate! Questo l'abbiamo scritto TAC perché sappiamo che la forza peso è conservativa, quindi interessa solo il dislivello. Quindi verificate questo. Voglio che calcoliate la variazione dell'energia cinetica usando non l'integrale con il divino, ma l'integrale ordinario. E quindi questo signore qui è l'integrale. Ovviamente questo è da T a istante iniziale, scusatemi. Quindi l'istante TA è l'istante iniziale e questo è un istante generico. Okay. Quindi l'istante che serve per arrivare al punto B, mettiamo così come avevo inizialmente scritto. Quindi qua avete che questo è MG prodotto scalare, questa roba qua. Anzi, non altri. Mi
questo, più questo per questo. Ma questo per questo perché mi dà 0? Perché u di x per u di x è 0, sono versori ortogonali, che gli assi x, y sono cartesiani ortogonali. Quindi rimane questo per questo. Quindi ho l'integrale chiaramente tra 0 e tb, distante che arriva alla quota tb, distante che arriva, distante a cui arriva la quota y qui. Quindi qua sto ancora integrando il tempo, sto integrando il tempo, chiamo uguale a 0 di cosa? Mg per gt, quindi ho mg quadro t quadro in dt. Quello è l'integrale che devo calcolare. Vedete? È un integrale ordinario. È una funzione f scalare v, f prodotto scalare v, è una funzione del tempo. E voi dovete integrarlo nel tempo. Eccola qua. Qual è la funzione? È questa, signora. Quindi avete mg quadro, esce fuori dell'integrale. Vabbè, un integrale stupido, no? E voglio che voi mi convinciate che queste sono uguali. Convincetevi che queste sono uguali. No? Sono uguali queste due? Perché vedete che ho l'mg, quindi ho un mezzo, come potrei scrivere? Tutta questa uguaglianza si avrebbe se yb è uguale a cosa? Cioè cosa deve essere yb per avere l'uguaglianza tra questo e questo? Se yb deve essere uguale a? Ed è quello proprio il caso, d'accordo? Quindi avete verificato in maniera semplice. Però deve essere chiaro che questo conto lo sappiamo fare, la variazione dell'energia cinetica la possiamo usare, possiamo calcolarlo facendo l'integrale nel tempo, proprio perché conosciamo questo e conosciamo quello. Se non lo sapevo, non andavo da nessuna parte, però mi salvava la consapevolezza che la forza peso è conservativa e interessava solo il dislivello. Cioè avrei potuto banalmente scrivere che kb meno ka è uguale a mg per il dislivello e quindi yb. Lo scrivo pum, senza fare alcun conto, perché so che è conservativo. Quindi con l'integrale curvilineo mi viene facile, con l'integrale ordinario nel tempo riesco se conosco. Meditate su questo. Semplice. Ovviamente che gli esercizi del piano inclinato sono risolvibili in modo simile, no? Se questo è la posizione A, quindi questa la chiamiamo la posizione A e questa la posizione B, e io vi chiedo qual è la variazione dell'energia cinetica, voi di nuovo avete due modi, uno è l'integrale del tempo, ma non lo scrivo più per un po', riscrivo brevemente di nuovo per completezza, oppure avete l'approccio dove vado da A a B lungo la traiettoria è evidente che sul corpo ci sono due forze che stanno agendo, una è la forza peso, se il piano inclinato è liscio, quindi senza attrito,
senza attrito, ci sono due forze che agiscono sul corpo, una è la forza peso e l'altra è la reazione del piano, del piano inclinato, la forza che il piano inclinato esercita sul corpo. E c'è una forza perché senza il piano inclinato, quando io mollo la presa qua andrebbe giù dritto, quindi c'è un'altra forza. Quindi la forza che appare qua è la forza complessiva, quella che è in ultima analisi responsabile, che appare nella legge di Newton, quindi la responsabile del suo moto, è la forza complessiva. Quindi questa forza complessiva è fatta in due pezzi. E chiamiamo la reazione del piano così, con una bella forza R, ok? R per reazione, è una forza che esiste perché c'è un'interazione tra il corpo, il blocchetto e il piano inclinato, una forza di contatto. Attenzione, quindi questa qua in realtà va da A a B lungo la traiettoria di mg più R, molto scalare, questi sono gli spostamenti lungo la traiettoria, per essere molto chiaro che questi sono spostamenti lungo la traiettoria. Allora, la forza peso, se io disegno una posizione qui, c'è la forza peso così, e com'è la reazione del piano? È una forza che se il piano è liscio senza attrito, la reazione del piano è una forza che è perpendicolare al piano, ed è quindi la reazione del piano è perpendicolare al piano quando è senza attrito, se c'è attrito la reazione non ha solo la componente perpendicolare al piano, ma c'è anche una componente lungo il piano che si oppone al moto del corpo a scivolare. Quindi diciamo che la reazione del piano la scriviamo come qualcosa che è nella direzione normale al piano. Questo è un versore normale al piano, e in quanto è normale facciamo una cosa del genere. C'è una reazione, una forza normale. Ma il succo è, come potete ben capire, in questo esercizio, come quello del pendolo, noi conosciamo la traiettoria, il corpo sta scendendo lungo il piano. Quindi a ben guardare, questo signore qua, se il piano è liscio, la reazione del piano, cioè la forza che il piano esercita sul blocco, è normale al piano. Poi adesso disegnerò le frecce per bene, voglio prima catturare il concetto. Senza attrito, la forza di reazione del piano è puramente nella direzione normale, quindi è a 90 gradi rispetto alla traiettoria. Gli spostamenti DR che appaiono qui sono spostamenti lungo la traiettoria, e punto per punto lungo la traiettoria la reazione del piano, se non c'è attrito, è perpendicolare a questi spostamenti. Quindi se non c'è attrito, questo vale 0. Attenzione, se non c'è attrito. Se non c'è attrito, lo scriverei così. Anzi, forse è il caso di essere un po' più pollissimo. La reazione in generale avrà una componente, facciamo normale, e una componente, facciamola longitudinale, parallela, facciamo tangenziale, forse è proprio il sito come si dice. Cioè una componente lungo la direzione del moto. E questa qua, silenzio, questa qua la chiamiamo la forza di attrito. Questa è normale al piano, questa c'è qualora ci sia l'attrito e agisce nella direzione tangenziale della traiettoria. E a ben guardare, questa roba qua in realtà è negativa, perché mi impedisce lo slittamento, come dice, rema contro. Il corpo vuole scivolare lungo per il piano,
e se c'è attrito potrebbe anche non scivolare, no? Cioè, io inclino, non si, ma mica scivola, ok? Quindi evidentemente c'è una forza che lo sta trattenendo, perché c'è una componente della forza peso lungo il piano, eppure il corpo non accelera. L'unico modo per spiegare il fatto che non accelera lungo il piano è che oltre alla componente della forza peso che agisce in questo modo, che è mg per il seno di quest'angolo, si deve essere una forza verso l'alto che è esattamente uguale e contraria alla forza lungo il piano della forza peso. Quindi c'è una forza e sta agendo contro, d'accordo? Sta impedendo l'arrotolamento. Quindi questo signore qui, se UDT è nella direzione della velocità che vorrebbe avere se non si fosse attrito, questo in qualche modo rema contro, diciamo un segno meno. Quindi in generale io qui avrei una cosa del genere. Invece di scrivere la parola traiettoria, fatemi scrivere, non so, T, così, così mi risparmio un po' di gesso, va bene? T sta per traiettoria, d'accordo? Diciamo, forse T è troppo poco, mettiamo tra, traiet, è già qualcosa. Qua ho N, shh. E ho la forza di attrito. Quindi chiamo questa roba qua quindi la reazione del piano è fatta in due pezzi, una è una forza normale al piano e un'altra è una forza, chiamiamola forza di attrito. Quindi questa R la sto scrivendo il piano è liscio, dicendo che è liscio questo non c'è, questo non c'è nella misura in cui il piano è lubrificato, ok? Quando lubrifico il piano la forza che, attenzione, deve essere chiaro che se non lubrifico il piano questo pezzo qui non è zero, addirittura è negativo, perché la forza di attrito si oppone allo spostamento. Se io voglio spostarmi verso il basso, quindi io ho uno spostamento da R, forse è il caso di cambiare colore, se io ho uno spostamento da R, se ho uno spostamento da R qui, questa forza di attrito qui è in direzione opposta, quindi facciamo in rosso, c'è una componente di forza in questa direzione e come vedete questa è la forza di attrito. E quando faccio il prodotto scalare tra uno spostamento a scendere per il prodotto che è la forza di attrito che invece è l'opposto allo spostamento, questo mi darebbe un numero negativo, siete d'accordo? Questo pezzo qua invece, la parola N vi sta dicendo tutto, è normale. Cosa vuol dire normale? Non in contrapposizione a normale, ma vuol dire che è perpendicolare. Quindi questo signore qui è perpendicolare allo spostamento, quindi questo è sempre zero. Questo pezzo qua, questi gessi colorati hanno il guaio che uno deve sempre cambiare, questo è sempre zero, questo è identicamente zero. Perché? Perché N è perpendicolare a delta R. Invece questo pezzo è zero se lubrificato il piano, è chiaro? Questo pezzo è zero nella misura in cui lubrificate il piano. Se il piano non è lubrificato, questo pezzo è negativo. Quindi in questo esercizio, piano lubrificato, questo signore è zero. Quindi è circa zero nella misura in cui nessuna lubrificazione è perfetta, no? Ma facciamo un'idealizzazione in cui è zero. Quindi rimane
solo il lavoro fatto dalla forza peso. Quindi il lavoro fatto dalla forza normale è zero. Il lavoro dell'attrito è zero perché non c'è attrito, l'abbiamo moltiplicato, e rimane solo il lavoro della forza peso. Ma la forza peso è una forza conservativa, quindi potete calcolare questo integrale che collega il punto A e il punto B lungo qualsiasi curva che colleghi A e B. Allora, se questo è il punto A e questo è il punto B, la curva vera, la traiettoria è questa, ma voi potete calcolare il lavoro della forza peso seguendo qualsiasi curva, per esempio una che va giù lungo la verticale e poi va orizzontale. Quindi su una qualsiasi curva, quello che piace a voi. E quindi quello che piace a noi è evidente che conta il dislivello ed è mg, quindi se questo io lo chiamo l'asse Y, tanto per obbligarvi a pensare, state calcolando il dislivello tra questo punto che è YA e questo punto che è YB. Se la direzione è positiva verso il basso, allora la forza è, come vi parlo dello scritto, dov'era? La forza è uguale a mg U di Y, e questo implica che l'energia potenziale associata a questa è una funzione di Y ed è uguale a cosa? Quindi avete il grafico, il ripasso di quello che abbiamo fatto l'altro giorno. Com'è la U di Y qua? Com'è la U di Y? Se Y positivo è verso il basso, come è messo la funzione U? È una funzione che è così, giusto? E quindi mettete i pezzi assieme e vedete che questo qui, dove la scrivo? Non ho spazio. Ok. Qual è la domanda all'orale? Qual è la domanda all'orale? Che la variazione di K è uguale a mg YB meno YA o cosa? Grazie a chi ha detto shh, io sono stufo di dirlo io. Veramente. Un po' di autocontrollo, d'accordo? Parte da fermo. Qual è lo speed quando è qui? Domanda. Qual è lo speed quando è qui? Se lui parte da qua, la velocità in questo punto è un vettore che è tangente alla traiettoria. Qual è il modulo di questo vettore? Questa è la domanda. Come si fa? Quindi uno spiega tutta la bella teoria, i gradi di Vigli, forze conservative, deve aver capito quello, deve aver capito quello, perché questa è una domanda semplice, ma dietro c'è un sacco di roba, c'è un sacco di roba, quindi anche se voi rispondete, io potrei cominciare a punzecchiarvi con delle domande. Comunque, andiamo a fare l'esercizio in modo semplice. Abbiamo appena visto stamattina che quello che conta, la variazione di energia cinetica, la variazione di energia cinetica è uguale a U di A meno U di B. Siccome la U, se chiamo questo la direzione Y, o lo vogliamo chiamare X, non riesco a fare una freccia.
U di y cos'è? È meno mg y più g. Quindi k di meno k a è uguale a mg y di b meno y di a, come potete benissimo verificare se mettete questo qui e qui. D'accordo? In questo specifico esercizio questo parte da fermo e lui arriva qua. Quindi abbiamo che l'energia cinetica nel punto più in basso, l'energia cinetica in questo punto qua, questo è il punto B, questo è il punto A, è uguale a mg yb meno ya. Puttanata! Però io non vi ho dato yb e ya, io vi ho dato l'angolo iniziale e magari dico che il filo ha una lunghezza r, quindi il raggio di questo, di questa traiettoria circolare è r, r è maiuscolo, è la lunghezza di questo filo ideale, va bene? Filo inestensibile. Quindi io vi chiedo di scrivere l'energia cinetica in questo punto sapendo che parte da fermo. Da fermo cosa vuol dire? Che k è uguale a 0, quindi sto mettendo questo uguale a 0 con in termini dei parametri che io vi do, ok? Quindi qual è il dislivello? Il dislivello è la distanza tra questa quota e questa quota qua. Questo è il dislivello. Dislivello. Quindi quanto è yb? Potete scrivere che il dislivello, questo è il dislivello, è uguale a tutta questa distanza meno questa, no? Quindi questo può essere scritto come mg per r meno questa distanza qua. E quant'è questa distanza? Questo è r, l'angolo è teta 0, questo è il cateto adiacente all'angolo, si tratta quindi del coseno, questo è r coseno di teta 0. Ok? R e r vanno fuori. Ok? Molto semplice, mi pare. Quindi questo mi dà l'energia cinetica qua. Quindi cos'è l'energia cinetica? Scritto esplicitamente è 1/2 mvb quadro. Attenzione, questo è forse il caso ancora per un po' di scriverlo così. Quello mi dà l'energia cinetica nel punto più in basso, sapendo che parte da fermo in cima. Seconda domanda. Qual è la tensione nel filo? In questo punto qua. Allora uno comincia a ragionare, dice in questo punto qua, siccome è un moto circolare, questa è la traiettoria circolare, per fare un cerchio, come sappiamo già da un sacco di tempo, serve che ci sia una forza centripeta, una forza rivolta verso il centro. Ok? Quindi io so che la forza centripeta, su questo, sul corpo, quando è in questo punto qua, stanno agendo due forze. Per favore, là in fondo, silenzio. Cercate, siete molto bravi, vi ammiro, di solito negli anni la gente che si piace lassù a studiare fanno più casino, siete tra i gruppi più silenziosi, continuate così. In questo punto c'è una forza netta rivolta verso il centro del cerchio, ok? E io la scrivo così, come m modulo di vb al quadrato diviso r, e la scrivo così. Chi è u di n? Vi ricordo che in generale l'accelerazione può essere scritta come la derivata dello speed rispetto al tempo nella direzione tangenziale, la direzione della velocità, più il modulo quadro della velocità diviso il raggio di curvatura nella direzione normale. Ma deve essere chiaro? Sta muto? Non c'è intesa? Sopra soglia?
Non vuol venire? Mannaggia. Shh. La domanda che farò è: chi sono questi qua? Questo è nella direzione della velocità, questa è perpendicolare alla velocità, ma punta verso l'interno della curva, vi ricordate? Questo punta verso l'interno della curva. L'interno della curva. Quindi, la forza che è responsabile del cerchio, quindi la forza, non serve neanche scrivere la parola centripeta, in questo punto qua c'è una forza, e quella forza la scriverò così, ma lasciamo perdere, lasciamo pure la parola centripeta, è meglio, così è rinforzo l'idea. La forza che punta verso l'interno io la scrivo così, perché è proprio quello che viene dal teorema, no? Che era enunciato senza dimostrare, che l'accelerazione è scomponibile in una parte tangenziale e una parte normale, quindi la forza è scomponibile in una parte che è tangenziale, la massa per la derivata dello spin, e per una parte normale che è la forza centripeta. Questa è la parte centripeta, è la parte verso l'interno, ok? Questa la chiamiamo questa parte qua, la scriviamo la forza tangenziale, e questa la scriviamo la forza centripeta, che è quello che sto scrivendo lì, ok? Quindi la forza è fatta in due pezzi, una nella direzione della velocità e una perpendicolare alla velocità. Quale dei due è responsabile di un cambiamento di energia cinetica? È questa qua, giusto? Questa è responsabile del cambiamento di direzione, questo è il cambiamento di energia cinetica. Questa qua è quello che sto scrivendo adesso. Per fare la curva serve che ci sia una forza in là, lo sappiamo già da più di un mese e mezzo. È la direzione di UdN, chi è? UdN è rivolto verso l'interno della curva, quindi UdN è in questa direzione, questa qua che sto disegnando è UdN, quella è UdN. Quando la particella è qua, ci sono due forze che stanno agendo, dappertutto, è una massa attaccata a un filo, ci sono due forze che stanno agendo, la forza peso e la tensione del filo. Ma quando la particella è qua, la forza peso in che direzione agisce? Quale colore posso fare le forze? Facciamolo in verde, va? Ho la forza peso che è per di qua, e ho la tensione del filo che è per di qua, questo lo chiamiamo mg e questo lo chiamiamo t. Quindi, in questo punto, la somma vettoriale di queste due frecce è la forza responsabile di fargli fare la curva. Questa è la forza complessiva centripeta, quindi sarà uguale a due contributi. Uno è la forza peso, ma la forza peso in che direzione sta agendo? Non agisce nella direzione di UN, ma agisce verso l'esterno. Quindi questo lo scrivo come meno mg UdN e ho la tensione che scriverò così. In soldoni, per farla semplice, sto scrivendo questo mvb modulo quadro diviso r è t meno mg, cioè nella direzione n udn, nella direzione udn ho questa eguaglianza qua, ho la tensione meno mg che devono darmi qualcosa di positivo, quindi queste due frecce come le ho disegnate liberamente non può essere, non vi pare? Non può essere, perché questo mi sta dicendo che questo è più negativo di quanto è positivo quello. Invece la forza centripeta deve essere positivo, ho bisogno di una forza verso la curva, verso l'interno per farmi curvare. Quindi le frecce non possono essere così, il modulo di questo deve essere più grande del modulo di quello, se no non fa la curva. Siamo d'accordo? Quindi questo disegno disegnato liberamente, la formula mi dice questo qua deve essere positivo, no? È la direzione centripeta verso l'interno, ho bisogno di qualcosa verso l'interno,
E quindi, siccome la forza peso è verso l'esterno e la T è verso l'interno, devo avere la T, deve avere un modulo più grande di mg. Quindi io devo cancellare queste frecce verdi, erano disegnate troppo ingenuamente, e devo dire fare un disegno più plausibile, che la forza, la tensione del filo, che c'è indubbiamente, deve avere un modulo più grande della del modulo della forza peso. Solo così io ho una forza centripeta maggiore di zero. Quanto vale la forza centripeta? Quanto è il modulo, scusatemi, quanto vale la tensione del filo, che era la domanda? La domanda è quanto vale T. Allora T è uguale a questo più questo. Quindi dove lo scrivo? Scrivo qui. T è uguale a questo più mg. E qua vedete subito appunto una riaffermazione che la tensione nel filo, che è rivolta verso l'alto, in questo disegno è rivolta verso il centro, la forza rivolta verso il centro è più grande di mg. Serve che lo sia, perché se fosse uguale a mg non farebbe la curva. Ok? Ma quanto vale, visto che la domanda è quello? Ecco che forse riusciamo a mettere i pezzi insieme. Guardate, avevamo che, guardate che la formula, ricicliamo questa, no? Riciclate quella. Quella vi stava dicendo l'energia cinetica era uguale a del punto qua giù, partendo da fermo, era uguale a mgr 1 o meno coseno bla bla bla. Guardate come io posso riciclare questo, perché vedete, ho questo pezzo qui. Ecco qua. Quindi basta che io divida per r. Dove la scrivo? La scrivo qua sotto. Per cortesia, se no do questo esercizio, tanto lo do ogni anno ed è fa parte delle domande un po' di rito, insomma. Quindi ho che m di quadro diviso r da questa formula, vedete, divido per r e moltiplico per 2, questo uguale 2mg 1 meno coseno di theta 0. Quindi dal fatto che l'energia, dal fatto che la forza peso è conservativa, ottengo questo. Dal moto circolare, dalla dinamica dei moti circolari, so che la forza centripeta è una competizione tra due forze, una rivolta verso il centro per la punta della tensione e una rivolta verso l'esterno, quando è qua, che è la forza peso. Quindi uguaglio questi due e uso questo, lo sbatto qua e ottengo la mia tensione. Quindi questo qui la metto qua e vedete che ho, scriviamo per esteso, vedete che ho mg mg 1 più 2 per 1 meno coseno di theta 0. Va bene, questa è la tensione nel filo quando è partito da fermo dall'angolo theta 0. Vedete, la tensione del filo in questo punto, quindi deve essere chiaro, scrivetelo da qualche parte. Questa è la tensione del filo nel punto più basso, partendo dall'angolo theta 0. Cioè, quando voi la fate partire da qua, quella formula vi dà la tensione del filo quando è arrivato qui. D'accordo? Meccanici, guardate questa formula. Per esempio, qual è la tensione del filo in questo punto? Quindi quella è la formula che dà la tensione del filo in questo punto, il punto più basso. Quant'è la tensione del filo in questo punto se facevate partire la massa da qua su? Quanto viene? Usate la formula, no? Theta 0 è misurato così, quindi quando parte in cima e diciamo in contatto col soffitto, vogliamo, che angolo è? Pi greco mezzi, no? Lui parte da un angolo che è qua, se lui parte da qua è pi greco mezzi. Cos'è il coseno di pi greco mezzi? 0. Quindi questo diventa 0 e quindi
la tensione quando θ0 è uguale a π greco medio. Tensione dove? Nel punto basso, quindi che deve essere chiaro che sta in punto basso, eh? È uguale a quanto? 3mg. 3mg. Quindi se questo è un soffitto e pende da un filo ideale una massa, se è fermo la massa, non sta oscillando, sta fermo, e vi chiedo qual è la tensione del filo, voi direte la tensione del filo è mg. Ma se portate il filo qua e la massa qua e lasciate la presa, quando lui passa per questo punto la tensione è più di mg. E se la fate partire da qua sarà 3mg. Quindi se il filo è dimensionato a malapena a reggere la massa del corpo e la forza peso del corpo quando il corpo è fermo, il filo si spezzerà se la fate partire da un angolo e quindi se passa per di qua in velocità. Ok? Perché serve una maggiore forza, più di mg, per riuscire a fargli fare la curva. D'accordo? Se la tensione fosse esattamente uguale a mg, se questo fosse esattamente uguale a quello, in quel punto la forza sarebbe zero, quindi il corpo in questo punto andrebbe dritto, non farebbe la curva. Per fare la curva serve che questa forza sia maggiore di questa. E quella formula lì vi dice qual è il modulo di questa tensione in funzione dall'angolo dalla quale l'avete fatto partire. Pensateci. Questo 3mg dovrebbe ricordarvi qualcosa, no? Vi ricordate la catena che cade, 3mg? Meditate su questo fatto. Meditate su questo fatto. Supponete che lo fate partire da qua, da fermo. Come disegnerete la forza che sta agendo sulla particella quando è qua? Avete la forza peso. Quindi questa è la direzione radiale. Udn è per di qua. Udt è per di qua se il corpo sta scendendo. Se il corpo sta andando in questa direzione, Udt è per di qua. Udn è sempre rivolta verso l'interno della curva. Allora, in questa direzione qui, io voglio che voi la disegnate, per esempio, la forza peso del corpo. Supponete che questo sia la forza peso del corpo. Ok? La forza peso lo scomponete nelle due direzioni, Udn e Udt. Quindi questa è la direzione tangenziale, questa è la direzione normale. Vedete che la forza peso ha una parte nella direzione ha una parte nella direzione normale, anzi addirittura è nella direzione col verso sbagliato, Udn è verso il centro, no? E la forza peso ha una parte nella direzione tangenziale. Adesso vi chiedo, disegnate una freccia a rappresentare la tensione, mandate un messaggio chiaro, qualitativo, ma il messaggio deve cogliere delle cose sensate però. Disegnate una freccia liberamente, ma non troppo, avete dei vincoli da rispettare. Disegnate una freccia che rappresenta la forza del filo, la tensione del filo. Come la disegnate? Ovviamente è rivolta verso il centro, quindi è una freccia in questa direzione. Ma qual è il suo modulo? Come la disegnate? Quanto lungo la disegnate? Cioè adesso il modulo di mg è fissato. Una volta che ho disegnato questo, una volta che ho disegnato liberamente mg, questa freccia e questa freccia sono fissati i loro moduli, le loro lunghezze. Quindi com'è che deve essere la tensione del filo? Pensate, è una generalizzazione di quello che ho appena detto.
non può essere, adesso questo qua, mettiamo delle quote, questo è l'angolo teta, di solito si misurano gli angoli dalla verticale, quindi questo è l'angolo teta, questa parte qui è facile, tutti lo sanno, questo qui è mg, cosa? Coseno dell'angolo, no? Ma la tensione del filo deve essere chiaro che non può essere uguale a mg coseno di teta, perché se fosse uguale il corpo qui andrebbe dritto invece di fare la curva. Quindi la tensione del filo, se lo disegno in rosso, deve essere una freccia che è più lunga di questa. Quindi se questo è il modo, il tanto per fissare, la tensione qui deve essere più di questa. Non è vero che la tensione è uguale a mg coseno di teta rivolta verso il centro, perché se fosse uguale andrebbe dritto, non farebbe la curva. D'accordo? Quindi casomai la formula corretta qua è che la forza centripeta qua, qual è la forza centripeta? È quella parte della forza che è rivolta nella direzione normale. Quindi è m, il modulo della velocità in questo qua, il modulo quadro della velocità in questo punto, diviso r u di n, questo deve essere uguale a cosa? Alla somma vettoriale di questo più questo, dove questo entra col segno più perché è rivolta nella direzione positiva e questo entra col segno meno. Quindi io so questo, che nella direzione normale ho tensione meno mg coseno di teta, ovviamente questo è u di n, quindi in realtà la equazione che regola la tensione del filo in funzione dell'angolo o comunque della posizione in cui si trova è questa qui. Se la tensione fosse uguale a mg coseno di teta vorrebbe dire che non ho una forza centripeta, col cavolo farebbe un cerchio, andrebbe dritto. E questo che la formula mi sta dicendo, se voglio fare la curva mi serve una forza centripeta. Quindi le forze in gioco sono quella della tensione del filo e quello verso l'esterno della parte della forza peso verso l'esterno. Quindi se io voglio fare la curva, questo deve essere maggiore di quello. Facciamo una pausa.